Un primo passo, non la fine del percorso, così lo ha definito Matteo Piantedosi, ministro degli Interni. L'accordo raggiunto ieri nel Lussemburgo e già dalle prime dichiarazioni anche di chi si è opposto, come ad esempio Orban, si capisce che il cammino sarà in salita. Orban parla di un'Europa che obbliga ad accogliere i rifugiati. In realtà sono stati inseriti dei meccanismi che porteranno quei paesi che non vorranno accogliere, partecipare alla redistribuzione, a partecipare finanziariamente. Dicevamo primo passo perché ora questo accordo finisce al Parlamento europeo, quindi potrebbe essere emendato e nelle prossime ore in realtà andranno anche aggiunti alcuni dettagli perché ieri si è cercato di raggiungere un'intesa a livello politico e poi eventualmente i tecnici aggiungeranno e toglieranno, quindi bisognerà monitorare il proseguo di questo dibattito, ma partiamo proprio dall'accordo, cosa prevede questo accordo e lo spieghiamo nel prossimo servizio. Immigrazione e asilo, accordo in Europa. Al termine di una lunga riunione dei ministri dell'interno a Lussemburgo, arriva il via libera al nuovo testo che si propone di superare il cosiddetto Trattato di Dublino. Passa il criterio di solidarietà obbligatoria. I paesi che non intendono accogliere gli aventi diritto, si parla di una quota di 30.000 per Stato da fissare ogni anno, dovranno contribuire finanziariamente. 20.000 euro a migrante, denaro che sarà destinato a un fondo per implementare la cosiddetta dimensione esterna e non per indennizzare i paesi di primo approdo. L'Italia non diventerà un centro di raccolta, commenta soddisfatto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Rifiutato ogni possibile compensazione in denaro perché non ritenevamo che la dignità del nostro Paese potesse mettere in campo soluzioni di questo tipo. Abbiamo voluto che quegli impegni in denaro che dovessero assumere i Paesi che non accedono a dei meccanismi di solidarietà diretta dovessero confluire in un istituendo fondo per attuare quello che l'Italia ha voluto e finalmente si realizza, progetti concreti di realizzazione della cosiddetta dimensione esterna. L'Italia, dopo un lungo braccio di ferro con la Germania, ottiene la possibilità di espellere chi non ha diritto all'asilo non solo verso i Paesi di origine, ma anche di transito. Un punto su cui insiste il nostro governo, impegnato a raggiungere accordi con Tunisia e Libia. Le procedure di identificazione saranno accelerate e dovranno durare al massimo 12 settimane. Gli stati di primo ingresso restano responsabili dei migranti per un periodo di 2 anni. Un accordo di compromesso raggiunto con la maggioranza qualificata e non all'unanimità, che ha visto il voto contrario di Polonia e Ungheria. Sì dell'Italia insieme tra gli altri a Germania e Francia. Ora il testo finirà al vaglio del Parlamento europeo con l'obiettivo di un via libera definitivo entro il prossimo anno. Un benvenuto a Wanda Ferro, sottosegretario al Ministro dell'Interno. Buonasera e grazie di essere con noi. Innanzitutto la Buonasera. Grande soddisfazione da parte del governo. Abbiamo sentito anche le parole del Ministro Piantedosi, di fatto un passo avanti e si è riusciti a fare tutto questo in extremis, dobbiamo dire anche questo. Ci sono dei vantaggi per l'Italia? Quali i benefici? I benefici intanto finalmente di aver giocato un ruolo da attori protagonisti all'interno dell'Europa, di averlo fatto grazie alla tenacia di Giorgia Meloni, del ministro Piantedosi, rispetto a quello che non poteva essere un problema soltanto italiano, ma che doveva vedere la condivisione di altri paesi, ma soprattutto non diventare l'Italia l'hotspot d'Europa e quindi con quella forma di compensazione, con quelle regole, anche in alcuni casi di snellimento e certamente anche di compensazione dei dublinanti, che credo in qualche modo da tempo chiedevamo. Ovviamente in questo rientra anche, devo dire, credo proprio negli ultimi minuti, oltre a quello che abbiamo visto in queste settimane con Scholz, piuttosto che ovviamente poco fa con il primo ministro Michel, l'appoggio totale rispetto ad una politica che vuole parlare di accoglienza, ma accoglienza e sicurezza che possano essere in qualche modo un trade union per un paese che deve in qualche modo deve condividere con gli altri questa grande emergenza.